Ciao a tutti da Universal Gym Channel. Oggi volevo parlare brevemente dell'olio di palma. Spesso vedo tantissime ricette naturali dove sconsigliano non mettete l'olio di palma per tantissime ragioni che comunque potete trovare anche sul web, su YouTube. Allora, io l'olio di palma invece, allora, a livello ambientale è bene non consumarlo perché magari vero, a livello ambientale magari sta dando parecchi problemi. Poi dipende che olio di palma si va a consumare. Ad esempio, l'esempio più classico può essere della Nutella, se infatti comunque andate a controllare bene anche sul web e approfondite come loro coltivano e producono l'olio di palma, vi rendete conto che comunque è fatto in maniera buona, comunque che non va contro l'aspetto naturale dell'ecosistema. Detto questo, l'olio di palma a livello nutrizionale magari sì, è grassoso, però comunque al nostro organismo non fa male. O ad elevate temperature può diventare cancerogeno, ma noi comunque non andiamo a usarlo con queste elevate temperature. Quando ad esempio andiamo a comprare anche dei biscotti fatti con olio di palma, non vanno a utilizzare alte temperature, quindi i biscotti non vanno a raggiungere la lavorazione. Tutto questo. Poi per quanto riguarda invece l'olio di palmisto, se infatti negli ingredienti lo trovate, allora lì comunque è molto sconsigliato, perché tra l'olio di palma e l'olio di palmisto, che comunque vengono estratti dall'albero della palma, comunque entrambi, perché l'olio di palma viene estratto dalla parte arancione, invece dalla parte bianca viene l'olio di palmisto. Detto questo, perché l'olio tra i due, tra olio di palma e olio di palmisto, contengono molti grassi saturi. Però dovete calcolare che l'olio di palma, ad esempio, ne contiene circa il 49%, invece l'olio di palmisto, invece di grassi saturi, supera l'80%. Però è anche la qualità di questi grassi saturi. Quello di palmisto comunque contiene quei grassi saturi che non fanno bene al nostro organismo, quindi comunque per questo viene sconsigliato. Però i biscotti o tutti gli altri alimenti che vengono creati vengono cucinati con l'olio di palma comunque non fanno male. È solamente una moda del momento che per adesso si va a dire che l'olio di palma fa male. Infatti anche come la Nutella che contiene l'olio di palma, si pensa faccia male tantissimo Nutella, meglio comprare quella dove non contiene olio di palma, ma semplicemente la Nutella la rende più spalmabile. Per questo la Ferrero utilizza l'olio di palma. Poi naturalmente la Nutella fa male perché contiene moltissimi zuccheri ed è questo il lato negativo della Nutella Ferrero, magari a differenza di altre che usano poco zucchero. Poi io per le mie ricette, invece di usare questi oli, che comunque l'olio di palma non fa male, io preferisco di più il burro comunque, che comunque contiene sempre dei grassi saturi, però in maniera qualitativa migliore. L'unica cosa, semmai, che dovete controllare quando volete mangiare magari in maniera più sana, non è controllare negli ingredienti, ad esempio dei biscotti, che non contengono olio di palma, ma che soprattutto non contengono olio di palmisto. Ma poi se c'è scritto che contengono quei biscotti oli vegetali, allora quasi sicuramente lì conteranno
contengono l'olio di cocco o l'olio di palmisto. Quindi in quel caso, nel dubbio, allora è meglio non acquistarli. Però se negli ingredienti comunque controllate e c'è zucchero, sale, tutti gli ingredienti e c'è scritto chiaro olio di palma, andate tranquilli comunque, non fa male. A differenza, come dicevo prima, se c'è scritto generico olio vegetale, oli vegetali. Se questo piccolo video sull'olio di palma vi è piaciuto, non vi ha anche incuriosito, iscrivetevi sul mio canale YouTube, basta cliccare su questo pallino qui in alto. Alla prossima!